Era il mio nome. Ho la bottiglia di mano. Non si gira così! Allora, Raffaele, ripetiamo per i nostri amici fuori sederini come si cucinano fuori sedini, come si preparano questi fantastici ravioli. Allora, dimmi. Illustra tutto quanto, vai. Allora, ragazzi, della cucina ormai. Allora, si prende la farina di semola di grano duro rimacinata per fare questi splendidi ravioli. Allora, cosa si fa? Si inizia ad impastare con delle uova. Ovviamente gli ingredienti, le quantità non sto qui a dirvele, perché comunque Raffaele ovviamente che è un mago della cucina, lo vediamo inquadrato adesso, se li fa occhio, perché lui è bravo. Però magari la prossima volta gli facciamo avere le giuste dosi per 8 persone. Comunque, un'uova a persona. Lui dice un'uova a persona, poi Raffaele che altro? Ed ogni uovo 100 grammi di... Ed ogni uovo 100 grammi di farina. E per ogni uovo 100 grammi di farina. Perfetto. Comunque, si impasta innanzitutto la semola con le uova. Ah, sì. La farina con le uova. Che altro, Raffaele? Un pizzico di sale e un filo d'olio. Un pizzico di sale e un filo d'olio, mi raccomando, l'olio e un filo. E si fa questa pasta che vedete che oramai già è stato fatto, i ravioli già sono stati formati, però abbiamo messo le foto prima, quindi tutti i passaggi sono illustrati, perfetto. Allora, si impasta prima un poco, è essenziale un componente che non fa niente esemplare. Io sono quello che presenta, quindi è ovvio che non fa niente. Vabbè, io te mano. Allora, si impasta questa pasta, dicevamo, prima in una ciotola per farla amalgamare bene, poi si stende con le uova, la farina, eccetera, eccetera. Nella ciotola Raffaele ha messo le tre uova, le ha prima sbattute. Metodo suo. Questa è la voce fuori onda che si sente. Il regista. E dicevo, si stende, poi queste uova si sbattono, ci si mette dentro la farina, un pizzico di sale e un filo d'olio, come dice il buon Raffaele. Poi, quando la pasta è venuta abbastanza omogenea, si mette su un piano quale il tavolo della nostra fantastica cucina, lo vedete, e si stende con il mattarello. Una volta steso il mattarello, vediamo bene il mattarello, mi facciamo vedere bene il mattarello, e questo è il mattarello. Una volta stesa questa pasta diventa un foglio che anche prendendolo con le mani non si rompe. Non lo so il buon Raffaele come riesce a fare questa cosa, però Raffaele ci riesce, ma a me già si sarebbe fatto in mille pezzi. E vediamo che Raffaele... In questo momento Raffaele sta prendendo e sta mettendo a bollire i nostri ravioloni, poi continuiamo con... Guardate come sono belli. Ok. Va bene, torniamo alla nostra ricetta. Dicevamo, una volta stesa la pasta, si prende una tazzina come questa e si iniziano a fare le formine. Fai vedere. E poi, guarda, sono proprio della stessa grandezza della tazzina, soltanto però su una metà. Ok? Nel frattempo, da parte, il buon Pasquale, prima e io anche un po', abbiamo preparato il ripieno, che è questo. Non è vero. Il ripieno? Quale buon Pasquale? Il ripieno ho preparato sempre io. Il ripieno, ammettiamola, l'ha preparato sempre a fare. Ingredienti? Gli ingredienti sono ricotta. Un attimo che... Raffaele, i ingredienti, allora, ripetiamo, sono ricotta. Tu l'hai preparato. Basilico. Tritato. Grana padana. O altri formaggi. E poi la caciotta fatta a pezzettini. Questo si prepara questa, e viene questa pasta che adesso è avanzata e dirò è buona anche da mangiare così. Allora, sulle forme precedentemente preparate si mette una porzioncina piccola, che ovviamente ha fatto sempre il buon Raffaele, se no si arrabbia, però è la verità. L'ha fatto e Raffaele tutto. Fa questo, Raffaele. E poi quell'altro. E poi bisogna mettere su ogni piccola formina tutte le palline di questa meravigliosa pasta. Com'è buona. Una volta fatto questo, si prende l'altra metà, ovviamente ci sono sempre le foto illustrative, quindi,
e si appoggia delicatamente sull'altra parte. Poi, sempre con l'aiuto della buona tazzina di caffè, si fanno appunto su ogni pallina, che su ogni rigonfiamento che si è formato, ci si mette questa sopra, perfetto, per creare questi fantastici, direi straordinari, ravioli ripieni. E questa è la parte della dei ravioli. Adesso ci sarà la parte del sughetto. Il sughetto per questi ravioli ce lo illustra il buon Raffaele. Passo la parola a lui. Allora, il sughetto, il famoso filo d'olio, i pomodorini e del basilico. Più sì, semplice no. Di questo. E ha dimenticato l'ingrediente fondamentale, tanto amore. Ah, sì. Che Raffaele mette in ogni suo piatto, ormai è il cuoco di tutti i fuori sedili. Attenzione, non è che possiamo invitare tutti voi a casa perché altrimenti succede un guaio. Comunque, siamo ritornati alla pasta. Questi sono avanzati, vabbè, perché già abbiamo fatto più o meno un 7-8 ravioli a testa. Sono proprio parecchi. Torniamo a vedere, ecco il buon Raffaele che sta girando. E gira i ravioli. Noi lo ammiriamo mentre prendiamo la che cosa è Giuseppe? Prendiamo questo oggetto che serve a votare nella cacca. Vota Antonio. Vota pesce. Esatto, la vota pesce prendiamo. E vediamo che i ravioli sono. Già sono saliti. Ciò vuol dire sintomo. Ho visto Raffaele, buon Raffaele a tutti. È sintomo che sono pronti. Perché sappiamo che la pasta fresca quando sale è cotta. Ed ecco che li andiamo ad unire con il buonissimo sughetto che ovviamente ha fatto Raffaele. Vediamo un po'. Aggiungi anche, come ogni buon cuoco, un po' di acqua di cottura. Perché io cucino solo con il dado d'onore. Facciamo anche un po' di umiltà, appunto. Che so se credi in cucina, oltre l'amore è il dado d'onore. Ecco Raffaele, adesso questi sono gli ultimi momenti che sono dedicati soltanto al buon Raffaele, io mi faccio da parte e vediamo. Magari prepara la tavola. Magari prepariamo la tavola, quindi sì, possiamo andare. Prendiamo un buon piatto. E poi ci sarà la frase di rito di Raffaele. La frase di rito. Allora, prendo in mano io così, magari Pasquale nel frattempo prepara la tavola. No, Giuseppe prepara. Ma per inquadrare anche il buon Pasquale che. No, si prepara. No, lo faccio la voce da fuori campo, non ti preoccupare. Pasquale, io sono comparso nelle foto prima, non ti preoccupare, vai. Vabbè, allora, è un piacere. Allora prendiamo. Eh sì, per questa occasione ci vogliono i bicchieri. Allora prendiamo i primi due piatti. Io vabbè, due bastano, uno a me, uno a Pasquale. Tu puoi andare, vai. Ok. Ecco qua, ecco l'altro piatto che manca. Non sono uguali, però per motivi ovvi. Per motivi ovvi. Mancanza di organizzazione. Di intelletto e di organizzazione. Ed ecco il buon Raffaele che si arrabbia. Scala sulla cucina. Va nella sua gara di spesa e prende il piatto uguale agli altri. Vedi? E quindi lo sposta. Vedi, ecco questo. Togliamo il piatto vecchio. Ma la Raffaele sa dove l'ha messo il piatto. Sì, lo sa dove. Infatti guarda com'è pulito questo piatto. Beh. E adesso lo laviamo un poco. E ci mangia quello. Però pur lavato, quel piatto ci mangia Giuseppe dentro. Non va bene. Lo laviamo un po' con il buon Dixal piatti gel. Dov'è? Fa vedere il Dixon piatti gel. Facciamo vedere il Dixon piatti gel. Ah, sì. Allora poi che cosa facciamo? Andiamo a lavare, strofinare. E quindi una volta fatto questo, si sciacqua il piatto, mentre buon Raffaele gatta però.
Manca solo un piatto. Vabbè, ma io posso mangiare pure in tagliere. Quello è un problema.